Das Wort hat jetzt für die Sozi Ora per il gruppo socialdemocratico Pittella. Caro Presidente Juncker, gentili commissari, colleghi, oggi il peggior nemico dell'Europa non è il populismo, è la mancanza di coraggio delle classi dirigenti. Lei, Presidente Juncker, non è il frutto di un compromesso al ribasso, ma della scelta dei cittadini. Noi la sosterremo, incalzandola. Noi del gruppo dei socialisti e democratici saremo l'anima critica della maggioranza. Di questo ha bisogno la Commissione. Lo abbiamo fatto nei negoziati delle ultime settimane, lo abbiamo fatto negli hearings. Se Frans Timmermans non fosse diventato vicepresidente incaricato dello sviluppo sostenibile, questa Commissione sarebbe più debole. Oggi lei ha detto cose importanti. Ha parlato di un contratto politico con noi. Noi le proponiamo un patto con i cittadini, perché a noi interessano le vite delle persone, non la politica astratta. Lei ha parlato di uno dei prodotti più importanti per la vita delle persone, le medicine. Avevate affidato la competenza sui medicinali al commissario dell'industria e del mercato interno. Ma cosa c'entravano i medicinali e la salute col mercato interno? Oggi ci ha annunciato che i medicinali e i prodotti farmaceutici torneranno ad essere competenza del commissario per la salute. Noi non vogliamo mettere bandierine politiche, ma questa era una nostra battaglia e siamo fieri della sua risposta. Anche sul TTP ha fatto delle dichiarazioni puntuali e importanti. Per noi due punti saranno decisivi per il patto europeo che oggi sigliamo. Il primo è il piano degli investimenti. Noi non accetteremo una semplice operazione cosmetica. Sugli investimenti si gioca la credibilità di questa Commissione e probabilmente il futuro del progetto europeo, e lei ne è consapevole. Noi la sosterremo. In questa sfida lei ha bisogno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno di lei. Abbiamo bisogno che lei non consenta che il Parlamento europeo sia emarginato nell'elaborazione del piano. Assieme dobbiamo sfidare gli Stati membri più recalcitranti ed io le propongo tre mosse del cavallo. Primo, conferiamo una parte del capitale del Fondo Salva Stati alla BEI rafforzandone il capitale. Secondo, conteggiamo in maniera intelligente gli investimenti europei che proprio in quanto europei non devono essere calcolati nei bilanci nazionali. Terzo, vada controcorrente, punti sulla cultura, perché oggi la crescita dipende dalla creatività. Guardi ai risultati del premio Nobel la scorsa settimana, a quanti europei sono stati premiati. Oggi dobbiamo quintuplicare i finanziamenti per i programmi culturali. Si può fare, così faremo vincere a tutti i cittadini europei il premio Nobel più importante, quello della crescita e della civiltà. E sarebbe anche un modo per cancellare l'ombra che cultura e istruzione siano materie secondarie da sacrificare in nome di baratti politici con gli Stati e con i paesi più deboli. Il secondo pilastro del patto europeo è l'Europa sociale. La crescita non è un feticcio. Gli investimenti e la crescita devono essere al servizio della solidarietà. Anche qui partiamo dalla vita delle persone. Non vogliamo una guerra al ribasso fra lavoratori europei. Vogliamo quindi che la direttiva sul posting of workers sia rivista. E poi bisogna agire per sostenere le donne, soprattutto le donne che lavorano. Lei ha fatto il massimo, glielo riconosciamo, per avere una rappresentanza femminile adeguata nella Commissione. Non ci siamo riusciti, non è colpa sua. Ma non c'è bisogno, ha ragione Weber, di cambiare sesso. Agiamo per sostenere le donne, soprattutto le donne che lavorano, prendendo misure concrete. In questa legislatura dobbiamo approvare la direttiva Maternity Leave, che è stata colpevolmente interrata dal Consiglio europeo. Il suo discorso da statista e da europeista è stato inoltre impreziosito nelle sue battute finali da un puntuale affresco sulla politica estera e da un puntuale riferimento all'immigrazione.
Anche su questo notiamo con piacere un cambio di passo e un'ambizione più grande che con Federica Mogherini e con le nuove responsabilità assegnate al commissario per l'immigrazione finalmente potremo coltivare. E sappiamo quanto sarà necessario oggi a fronte delle terribili emergenze che vive il continente africano. Presidente, commissari, avete di fronte a voi un compito titanico. Il gruppo dei socialisti e democratici vi sosterrà e vi invita ad essere coraggiosi. Non vi fermate e se vi fermate non vi preoccupate perché saremo noi a spingervi. Buona fortuna. Grazie. Per l'ECR, l'onorevole Kamal.